Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima attualità e di estrema importanza. Vi parlerò di terrorismo islamico e di complotti. Perché è un tema di grandissima importanza? Perché c'è da capire chi abbiamo dietro questi terroristi, che cosa vogliono, se fanno parte loro stessi di un qualche cosa di più grande di loro e vengono a loro volta gestiti da un qualche cosa, ovvero vi sia un complotto per ordire qualche cosa utilizzando questi terroristi. Ecco, è questo che io voglio capire, anzi io già l'ho capito. Io vi darò delle informazioni, non vi rivelerò chi ci sia dietro questo complotto, ci arriverete voi da soli mettendo assieme delle semplici informazioni che sono anni che ci sono, che girano, che vengono fornite. Tuttavia i media, quali TV e giornali, come mezzi di propaganda politica, ovvero in Europa noi abbiamo una struttura piramidale, abbiamo questa troica, ovvero una struttura economica finanziaria, i media non vi riveleranno mai fino in fondo quello che sta accadendo, proprio per evitare che voi stessi mettiate assieme tutte le tessere del puzzle. E a questo punto vi verrà noto un quadro perlomeno preoccupante. Che abbiamo dietro questi terroristi islamici? Ok, dobbiamo innanzitutto andare un po' a ritroso. Io non andrò a ritroso fino alla fonte. Guardiamo cosa sia successo vicino a casa nostra. L'Italia è un paese circondato per due terzi dal mare, è una penisola, per cui abbiamo tantissimi paesi confinanti proprio via mare. È chiaro che un paese che vuole puntare al proprio benessere, alla prosperità, cercherà di allacciare dei rapporti che siano il migliore possibile con i propri paesi confinanti. Perché? Perché un rapporto di buon vicinato non è solamente un segno di stabilità economica, ma è anche una garanzia per il futuro. Per cui difficilmente non accadrà mai che un paese vadi a creare un conflitto, una guerra sul proprio paese, con un proprio paese confinante, senza poi andare a prevedere che succedano delle conseguenze che siano estremamente negative dal punto di vista economico e umanitario. Per cui sarebbe da folle andare ad aggredire, ad attaccare un paese confinante. E sarebbe ancora più da folli, proprio da pazzi, da gente, pazzi furiosi, gente fuori di testa, andare ad attaccare un paese confinante che ti considera come paese amico e ha instaurato un canale, una via privilegiata per quello che sono le trattative commerciali. Per cui l'Italia, in un certo senso, è un paese squinternato, perché noi abbiamo attaccato la Libia, insieme alla Francia, insieme agli Stati Uniti d'America, abbiamo offerto, siamo il paese che si è predisposto di più a questa aggressione, perché essendo come paese confinante abbiamo aperto le nostre basi, i nostri aeroporti ai nostri alleati affinché compiessero lo scempio e noi ci siamo uniti a loro. Ecco. Ma chi è che siamo andati ad aiutare contro Gheddafi? Chi erano i nemici di Gheddafi? I nemici di Gheddafi chi erano? Erano questi terroristi islamici di cui adesso tutti ci stanno lamentando. Cioè, noi siamo andati in Libia ad dare manforte a questi ribelli che non erano nient'altro che gli stessi che adesso stanno combattendo contro il regime di Assad. Sono le stesse persone, è lo stesso, chiamiamolo Al-Qaeda, chiamiamolo Stato Islamico, sono gli stessi terroristi che noi siamo andati ad appoggiare in Libia. Noi abbiamo appoggiato degli estremisti, degli integralisti islamici, affinché andassero a rovesciare il regime di Gheddafi, che in un certo senso era un regime amico, ci forniva gas e petrolio in via privilegiata, quindi ad un prezzo eccezionale e a delle
con delle determinate garanzie, e addirittura avevamo anche un gasdotto che andava a condurre il gas dalla Libia all'Italia. Tutto questo proprio in via di questo rapporto di stretta amicizia che vi era tra il regime di Gheddafi e l'Italia. Per cui, che motivo poteva avere l'Italia andare a sostenere degli integralisti islamici in Libia, in un paese nostro confinante? Bisogna cercare di capirlo, bisogna cercare di capirlo, perché questo è uno degli elementi che fa parte di questo complotto. Sempre i nostri grandi amici e noi con loro sono andati a rovesciare un altro regime, un regime laico, quello di Saddam Hussein. Che motivo avevamo di andare a rovesciare un regime laico lontano da noi, lontano dall'Italia, i cui nostri interessi potevano cambiare liberamente? Questo fa parte del complotto. È chiaro che siamo andati a togliere un regime laico, questo vacuum, questo, diciamo, questo vuoto che si è creato, è andato a dare manforte, a dare un sostegno concreto agli estremisti islamici, i fondamentalisti del neocostituito Stato islamico. Chi c'è dietro? Questi erano già figli degli addestramenti delle basi USA in Afghanistan, e noi abbiamo creato un vacuum in uno stato laico, destituendo un presidente che poteva non piacere, però era garanzia. Cioè, noi stiamo parlando comunque di paesi che necessitano di un dittatore, perché se noi togliamo il dittatore dai paesi africani o dai paesi asiatici sottosviluppati, è chiaro che gettiamo questi paesi in un'anarchia, perché andremo essenzialmente a creare una situazione in cui delle tribù di origine etniche differenti si andrebbero a scannarsi fra di loro per predominare sugli altri. Per cui ci sono dei posti al mondo dove la democrazia è abbastanza matura per potersi sviluppare, ci sono dei posti al mondo dove è preferibile tenere una dittatura laica anziché gettare il paese in mano delle orde dei primi che arrivano. Essenzialmente, questi primi che arrivano sono quelli che poi noi andremo a sostenere. Per cui ci siamo ritrovati questi fondamentalisti islamici che hanno preso spazio in diverse aree. Proprio grazie al nostro aiuto, è stata la nostra volontà a far sì che questo Stato islamico sia sviluppato questa forma di terrorismo, che noi la chiamiamo così, ma è da capire se è veramente un terrorismo, si è sviluppata grazie a chi c'è dietro, a questa eminenza grigia che è andata a dare manforte a questi individui. Ecco, quello che sta succedendo adesso in Europa non ci deve sorprendere, perché nell'ultimo discorso di Gheddafi, quello in cui parlava dalla sua ex residenza bombardata dagli americani, andava proprio a spiegare quello che sarebbe accaduto sostenendo questi estremisti islamici, che lui li definiva anche come dei drogati, degli squinternati, delle persone che sotto i fumi della droga vengono utilizzati per vari scopi. Ecco. Per cui dobbiamo chiederci: ma gli Stati Uniti, andando ad appoggiare in queste guerre, di recente lo stiamo vedendo in Siria contro Assad, se tu togli Assad, chi è che automaticamente vai a favoreggiare? Vai a favoreggiare i guerriglieri che lui ha contro, quindi gli estremisti islamici, perché gli Stati Uniti d'America volevano attaccare la Siria, non l'hanno fatto solamente perché la Russia ha intrapostato tra il mare di Siria e le forze navali e aviotrasportate.
e tutto il resto che andranno ad infierire nelle zone limitrofe, con le loro barchette non arriveranno mai nel porto di New York. Questo lo sanno bene gli Stati Uniti, per cui è ovvio che vanno a destabilizzare delle aree lontano da loro, e secondo me loro hanno calcolato che vi sia questo effetto domino. Anzi, è proprio l'effetto domino che loro vogliono creare, è quello che loro puntano. Loro non puntano tanto a destabilizzare la Libia o la Siria, i cui interessi possono essere meramente economici. Loro, nel calcolare quello che fanno, è impensabile che non calcoli anche l'effetto domino. E l'effetto domino, ovvero questo tsunami umano che arriva in Europa, questi integralisti che un po' alla volta, in maniera quasi indisturbata, anche per mezzo dell'ONU, di cui gli Stati Uniti fanno parte con il diritto di voto, è chiaro che questo effetto domino è un qualche cosa di calcolato e fa comodo a chi ha innescato tutto questo. I profughi non arriveranno mai negli Stati Uniti, ed è per questo, chiedetevi un po' come mai, visto che gli Stati Uniti sono anni ormai, decenni, che hanno embargato Cuba, perché non l'attaccano militarmente? Anziché ad andare ad attaccare militarmente dittatori vicino a noi, ce ne hanno di dittatori anche vicino al loro confine, attaccate Cuba. Ma perché sanno che una guerra a Cuba va a destabilizzare un'area vicino a loro, porterebbe a loro il minimo che potrebbe apportare a loro è uno tsunami umano di profughi di cui loro non ne hanno bisogno. Per cui gli Stati Uniti, per evitare di potersi poi prestare in aiuti umanitari che andrebbero anche ad intaccare la loro economia, evitano di creare conflitti nelle zone a loro limitrofe. È chiaro che a loro fa comodo andare ad attaccare e destabilizzare determinate aree. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice. Ci sono già degli esempi della storia. Potrei parlarvi di Cartagine. Cartagine era un grandissimo impero, era una delle civiltà più evolute al mondo di allora, parliamo a retroso di 2000 anni fa, era una civiltà che era in Europa al pari dell'impero romano e aveva le sue colonie in Europa allo stesso modo come le aveva l'impero romano, anzi ne aveva di più perché la Spagna, ora in Spagna usano il nostro alfabeto, parlano una lingua neolatina. Sono stati da noi colonizzati, ma inizialmente la tendenza non era questa, era quella che l'Europa stava per essere ed era stata colonizzata più dai cartaginesi che da noi. Per cui, se avessero vinto loro questa guerra di supremazia, a questo il mondo, anziché utilizzare l'alfabeto latino, l'alfabeto nostro, avrebbe utilizzato l'alfabeto cartaginese. Le lingue dei paesi predominanti al mondo non sarebbero derivate, non avrebbero dentro terminologie nostre, antiche romane, ma avrebbero terminologie di un'altra civiltà, che è un'altra civiltà forte e fiorente. L'imperatore, romano, disse: al mondo ci deve essere una sola Roma, non c'è spazio per un'altra Roma. Cosa voleva? Cos'era l'altra Roma? Era l'altro impero predominante, andava annientato, andava distrutto. Per cui, con le guerre puniche, a colpi, a botte, una di qua, una di là, c'è da dire che i cartaginesi stavano anche colonizzando l'Italia, c'erano arrivati in Italia. Alla fine, militarmente siamo riusciti a prevaricare e abbiamo annientato, cancellato una cultura che era forse più avanti della nostra, sicuramente era pari alla nostra. L'abbiamo annientato, l'abbiamo fatta sparire perché al mondo non vi è spazio per un'altra Roma, ovvero un altro impero predominante. Adesso nel mondo moderno cosa abbiamo? Abbiamo gli Stati Uniti d'America che sono un impero predominante, e abbiamo un'altra sacca unica al mondo di benessere che è l'Europa, perché noi possiamo dire che in Europa c'è disoccupazione, ci sono gente che fruga nei cassonetti da spazzatura. Mi avendo girato il mondo, vi posso garantire che l'europeo che fruga nel cassonetto della spazzatura è già
benestante rispetto alla gente media che c'è nei paesi asiatici, perché il paese asiatico muore di fame e non ha nemmeno il cassonetto per andare a frugarci dentro. Lui direbbe: datemelo anche a me il cassonetto, è un mio sacrosanto diritto, perché chi sono io per non avere, rispetto al povero in Europa, per non avere il cassonetto da andare a frugarci dentro. Per cui l'Europa è un secondo impero e due Roma al mondo non possono esistere. Per cui certe cose che stanno avvenendo sono essenzialmente un piano premeditato per creare un effetto domino che andrà ad annientare e a distruggere la prima o seconda Roma, chiamiamola prima o seconda Roma a seconda delle priorità, ovvero al mondo dovrà esserci solamente un impero predominante, per cui noi certi fatti, certi avvenimenti che avvengono attorno a noi non sono creati così per dire, per esportare la democrazia, ma per creare ad arte un effetto domino che ci andrà a coinvolgere e pian pianino, secondo un piano decennale, andrà a ledere i nostri interessi e a farci crollare come impero economico. La nostra sacca di benessere europea verrà annientata per volontà dei nostri diretti concorrenti, che sulla carta, baci a braci, figurano come i nostri partner, militari. Noi siamo sottomessi a loro. E un altro quesito che io vi voglio porre, visto che lo statuto dei membri della NATO prevede che tutte le decisioni della NATO, soprattutto decisioni economiche e militari, per cui azioni che vanno a determinare dei movimenti militari e quindi determina anche la macroeconomia di alcune regioni, devono essere prese in concertazione tra tutti i membri e debbono essere approvate all'unanimità. Quindi cosa vuol dire? Basta un solo membro della NATO che non offre il suo voto, il suo parere favorevole, non vi è questa unanimità, per cui la NATO è obbligata per statuto ad esistere, non può compiere alcune nefandezze, non potrebbe compiere alcune nefandezze se non tutti sono d'accordo. Ma perché siano sempre tutti d'accordo? Anche l'Italia è stata d'accordo con Berlusconi quando c'era da destabilizzare un'area vicina alla nostra, come l'abbiamo visto in due occasioni, l'abbiamo visto come nelle zone dell'ex Jugoslavia, Montenegro, Serbia, l'abbiamo visto in Libia. Perché noi abbiamo dato il consenso? Perché essenzialmente in Europa i paesi hanno perso la propria sovranità nazionale. Il consenso non lo danno di buona voglia, lo danno perché per alcuni giochi di potere, alcuni giochi di economia macroeconomica finanziaria, alcuni giochi nei quali consiste tenere i governanti sotto il giogo di potenze straniere, l'Italia non ha una propria sovranità e quindi non può mettere voce in capitolo, si deve sempre allineare a quelle che sono le decisioni del cosiddetto grande Satana, ovvero gli Stati Uniti d'America, questo enorme, spaventoso burattinaio che tira le fila degli avvenimenti che stanno avvenendo nel mondo, in particolar modo nelle zone in cui operano i cosiddetti terroristi islamici. Ecco, questo è un po' quello che vi volevo dire. Vi ho parlato di questa teoria del complotto, spero di avervi aperto un po' le vedute e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti e che regni la pace. E questi integralisti, è chiaro che non vanno bene in Europa, come non vanno bene nessuna forma di estremismo. Dobbiamo puntare ad uno Stato che segua e rispetti le proprie tradizioni secolari, qualunque esse siano. Ciao a tutti e alla prossima.